Buonasera e buonasera a Fausto Bertinotti, buonasera. Nostro ospite questa sera, presidente della Camera e candidato del Premier delle lista Sinistra Arcobaleno. È la lista che riunisce quattro partiti, Rifondazione Comunista, i Quisi Italiani, i Verdi e la Sinistra Democratica. E per Fausto Bertinotti francamente non c'è bisogno di moltissime presentazioni, è un uomo che di grandi battaglie politiche, ha fatto quasi tutte le battaglie politiche a sinistra in questo paese negli ultimi anni, non da solo ovviamente. E ne ha fatto una soprattutto abbastanza controcorrente, quella sulla violenza. È stato tra i leader della sinistra che ha cercato di separare il concetto di cambiamento dalla violenza e ha chiesto in modo molto esplicito, molto chiaro, che la violenza cessasse di far parte del bagaglio culturale della sinistra. Però oggi Bertinotti si trova di fronte ad una prova ancora più difficile, e non solo perché è candidato premier di una lista, la lista Arcobaleno, in cui per la prima volta si trovano uniti quattro partiti della sinistra radicale con un simbolo che è diverso da quello che questi partiti avevano, quindi una cosa molto complicata. Ma perché, secondo me, poi lui ci spiegherà se questa è una mia interpretazione, in queste elezioni si gioca qualcosa di più per questa sinistra della vittoria della lista stessa o di una buona affermazione della lista stessa? Si gioca il ruolo e anche persino l'esistenza di una forza di sinistra in Italia. E mi rendo conto che questa è una cosa piuttosto importante, però mi pare di aver capito, per esempio, delle dichiarazioni che hanno fatto sia Berlusconi che Beltroni con il loro richiamo, che diciamo, questo richiamo al voto utile potrebbe provocare una polarizzazione tra due schieramenti dai quali questa sinistra potrebbe venirne schiacciata, a meno che Fausto Bertinotti non ci spieghi che invece è molto utile votare Sinistra Arcobaleno. Quindi la prima domanda è d'obbligo ed è questa. Grazie. Intanto vorrei dire una cosa prima di affrontare la domanda, peraltro assai impegnativa, diciamo prendo la rincorsa. Sì. Quello che lei ha detto è certamente vero, cioè l'elemento di novità di questa Sinistra Arcobaleno di mettere insieme queste quattro formazioni politiche in una condizione che io vorrei, lavoro perché non sia un cartello elettorale, ma costituisca l'avvio di un processo che lo costituisca come un soggetto politico a pieno titolo del futuro italiano. Però perché questo accade c'è una condizione secondo me fondamentale, è che a quella geografia politico-partitica che lei ha descritta si aggiungano due altre componenti di una sinistra reale e potenziale da cui decide non solo l'impresa elettorale ma anche questo futuro. Una di queste è una sinistra diffusa, una sinistra presente nella società italiana non solo nelle sue pieghe ma anche nelle sue superfici, che tuttavia è andata maturando degli elementi di disaffezione o rispetto a una militanza, diciamo così, politica nella sinistra rilevante magari su tendenze eretiche o di confine, ma assai rilevante nella storia di questa sinistra. Penso a ambienti come quelli che fanno parte dei lettori del Manifesto, penso a intellettualità di vario genere, penso a realtà del femminismo militante, che hanno questa collocazione di sinistra, ma che non è detto che vengano coinvolti in queste imprese, che secondo me è fondamentale invece che lo siano. La seconda è una sinistra che chiamo potenziale, naturalmente qui c'è un elemento di forzatura, insomma è una sinistra che io credo sarebbe tale se dovesse esprimersi, cioè se non fosse condannata all'afasia da questi tempi, da questi 25 anni di controriforma sociale che ha tolto a una parte importante della popolazione lavorativa la possibilità di parlare, li ha resi invisibili e senza voce, ed è una parte di popolazione che secondo me avrebbe tutti gli interessi per essere di sinistra, ma che è impedita questa non da una disaffezione, diciamo, politica, ma una disaffezione di riconoscimento del proprio ruolo sociale, come se dicesse noi siamo qui e tutti gli altri stanno da un'altra parte. Quindi queste aree secondo me è fondamentale che vengano coinvolte in questa campagna elettorale nell'impresa del lancio della sinistra del Covarino. Voto utile, perché voto utile? Verissimo. Questa impresa è a rischio perché uno è la tendenza al duopolio, non ne parlo qui, spero che ne avremo modo di parlare, siamo però di fronte a un arcificio molto pesante,
diciamo, a una coazione che dall'alto viene fatta sul sistema politico italiano per dirottarlo in una condizione che non è quella che dovrebbe essere secondo i canoni di una elezione su uno schema pluralistico, ma ne parleremo dopo. In questa condizione di duopolio che si viene formando di fatto, una specie di pratica dell'obiettivo da parte dei grandi partiti, è evidente che è possibile fare giocare io quello che io chiamo un imbroglio, insomma, se il termine non è troppo forte, di dire c'è il voto utile. Il voto utile è solo quello che a sinistra viene speso per il Partito Democratico per mettere sotto o per arginare o per sconfiggere la destra di Berlusconi. Perché dico un imbroglio anche se il termine è forte? Primo, perché noi abbiamo rispettato la scelta del Partito Democratico di andare da soli, ma da quel momento, allora, diciamo così, confronto, non tentativo distorto di annientare una delle componenti. Se tu decidi di andare da solo, riconosci che c'è un'altra componente della società politica italiana che è la sinistra arcobaleno, e la competizione avvenga sul terreno dei contenuti, dei programmi, delle idee della città. Non puoi dire, bada che non votare per lui, indipendentemente dai contenuti, perché il mio è voto utile, dopo che tu hai provocato con il tuo andare da solo questa bipolarizzazione del centro-sinistra. Va bene, la seconda ragione è che io penso, penso davvero, che il voto utile sia il voto per la sinistra arcobaleno. Primo, perché, come ho detto prima, fa vivere una costruzione di futuro. La seconda è che io penso che tanta gente che oggi ha in animo di votare per il Partito Democratico non condivide molti dei contenuti programmatici di questo partito. E una sinistra, allora, che prendesse invece questi consensi, sarebbe in grado anche di condizionare il Partito Democratico. Il voto utile, perché è un voto che fa crescere la sinistra, è un voto che può essere influente sull'intero corpo delle forze del centro-sinistra. Veniamo proprio su questo, volevo fare una domanda al Presidente Bertinotti, che nel 2006 lei giustificò l'alleanza, diciamo, organica con l'Ulivo e quindi la formazione dell'Unione con tre ragioni, sostanzialmente per tre motivi. Il primo era sbarrare la strada a destra. Il secondo era portare al governo la cultura dei movimenti, per movimenti si intende il movimento no global, il movimento ecologista e così via. Terzo, rifondare una sinistra europea moderna. Non le sembra che due anni dopo stiamo votando di nuovo? Mi pare che gli italiani abbiano constatato che tra cultura dei movimenti e cultura di governo c'è una certa incompatibilità, e la sinistra europea mi pare abbastanza sgangherata. Allora, non ritiene forse che c'è qualcosa che non va, che questa strategia non ha funzionato come avrebbe dovuto? La premessa è assolutamente condivisibile. Effettivamente lei ha descritto correttissimamente quali sono stati i termini della sfida che ci siamo dati allora. Faccio notare però che noi venivamo da anni del governo Berlusconi, quindi, diciamo, quello era un imperativo che nasceva nel popolo grande della sinistra italiana. Se uno non si fosse dato quell'obiettivo sarebbe uscito di scena. Era il governo che aveva fatto la legge 30, era il governo che aveva fatto la Borsi-Fini, era il governo della legge sulle droghe. Era evidente che c'era una domanda di cambiamento che noi abbiamo colto. Su quello io non ho nulla da dire, lo rifarei ancora. La legislazione si è interrotta e fatta cadere da destra nello schieramento del centro-sinistra. Non ha dato risultati brillanti, ma diciamo in ogni caso quella era una premessa necessaria. Poi fosse durato, chissà, forse qualcosa in più sarebbe terminato. Secondo, vero, noi abbiamo pensato, e questo è un problema grande che lei ha posto, che i movimenti potessero permeare l'esperienza di governo. E questo onestamente devo riconoscere non è accaduto. Io credo che non sia accaduto in primo luogo perché questo governo, diversamente dal programma che aveva mostrato in qualche modo questa attitudine, e da alcune scelte come in politica internazionale, il ritiro delle truppe dall'Iraq, che sembravano preludere a questa accettazione di una contaminazione con i movimenti, in questo caso su quello della pace, poi invece è avvenuta una chiusura, in particolare sulle questioni sociali, penso a luglio ma anche prima, che dice che c'è stato uno scarto negativo dal programma all'esercizio di governo. Tuttavia va detto anche che autocriticamente la sinistra politica e i movimenti non sono stati all'altezza di questa sfida. Qui naturalmente ci vorrebbe un'analisi più approfondita. Terzo e ultimo, la sinistra europea è un'area più mossa di quello che a lei appare, perché guardi che nel frattempo sotto questo ombrello nasce un'esperienza come quella del Die Linke in Germania, una formazione politica
inedita, che guadagna consensi in tutte le elezioni dei Land, che viene dato ormai stabilmente attorno al 15% e anche in crescita, e che determina un'influenza, non può essere copiata in Italia, una cosa diversa, anche sull'SPD, che sta spostando a sinistra il suo baricentro, e contemporaneamente sulla sinistra europea io sarei più articolato, perché la vedo ancora aperta questa prospettiva. E la costruzione del partito della sinistra europea dei passi in avanti li ha fatti. Sì, però senta, Presidente, no, scusami, sì, solo un attimo. Prego. Però vede Presidente, mentre è vero che in Germania la sinistra di Linke fa dei passi avanti, ma non ho l'impressione che sia una sinistra molto vecchia. No, guardi, adesso questo mi pare francamente onestamente di no, perché descrittivamente è la composizione di tre componenti. Una, quella che veniva dalla PDS, un partito di insediamento e soprattutto dell'Est. Uno, la VASG, una formazione di sindacalisti di sinistra, e una componente della sinistra socialdemocratica come Oscar Lafontaine, con delle fortissime propensioni ecologiste. Tuttavia, io penso quindi che sia una creatura di grande interesse nella storia della Germania. Credo che invece in Italia la rientra della sinistra di arcobaleno, da questo punto di vista, sia più carica anche di futuro, mi guardo con grande interesse al Die Linke, perché porta dentro delle componenti essenziali, come quella ecologista, che secondo me è parte integrante di questa soggettività della sinistra, insieme al minismo, alle culture pacifiste, e quella componente, come si può dire, di riformismo forte, che viene dalle forze che sono uscite dai democratici della sinistra, che hanno costruito la sinistra democratica, dalla cui composizione io credo possa nascere un nuovo rapporto con i movimenti, perché questo la sfida sarà per dopo le elezioni, sì, certo. È un processo di lungo corso. Sì, Presidente, io vorrei parlare del caro vita, perché oggi ho letto due articoli, uno sui maggiori quotidiani italiani, il Corriere della Sera e Repubblica, di due giornalisti bravi e competenti soprattutto, e che sostenevano più o meno la stessa tesi. Oddio mio, abbiamo scoperto che, io naturalmente la riassumo molto per capirci, abbiamo scoperto che in realtà l'inflazione che ci hanno raccontato finora l'Istituto di Statistica non è vera, c'è un'inflazione reale che è maggiore, e adesso ahimè che succede? Che succede? Magari chi ha i redditi più bassi a questo punto vorrebbe in qualche modo recuperare, e su questo c'è un allarme. Uno spettro si aggirava per questi due articoli, che era lo spettro della scala mobile, e la paura che in qualche modo rinascesse questa cosa che si fa fatica quasi a pronunciare, no? Scala mobile. È stata segnata da una grande sconfitta. Riusciamo a pronunciarla questa parola? Ma io come sempre penso che ci sono dei problemi che vanno risolti, che si presentano in forme simili al passato, ma anche differenti, e che richiedono delle risposte nuove. Cioè, io non credo mai che si possa dire eredice Bamus. Io sono stato un difensore della scala mobile, e ancora adesso, in punto di ricostruzione storica, mi prendo uno sfizio, se uno immaginasse una presenza, non dico di quella, ma di un sistema di indicizzazione dei salari, nei 25 anni che hanno portato l'Italia da avere le retribuzioni più alte d'Europa, metà degli anni 70, ad averle tra i più bassi d'Europa, 2008, per la parte mancante, io penso che la presenza di un sistema di indicizzazione dei salari avrebbe scoraggiato l'aumento dei prezzi, che invece, specie dopo l'euro, sono corsi in totale libertà, perché chiunque non avesse un vincolo poteva riaggiustare la lira sull'euro producendo un'inflazione galoppante, tanto la pagavano gli altri. Quindi non aver avuto un argine certamente ha favorito la corsa ai prezzi. Punto. Cosa è accaduto oggi? C'è una discussione diffusissima sulla produttività. Posso dire che c'è un calo di culture sociali e sindacali? Per cui c'è la questione della produttività. Benissimo, è una questione dei salari. Si riassumeva nella formula produzione diviso ore lavorate. Benissimo, ci sarà una componente del salario che deve ancora. Non c'entra nulla con la questione del potere d'acquisto dei salari, che è tutt'altra questione. La questione del potere d'acquisto dei salari è quella dell'adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita. Allora,
La scala mobile fu sconfitta per ragioni sociali, ma due colpe che le venivano attribuite erano A, che produceva un appiattimento dei salari perché c'era il punto unico, non è vero? E quindi diciamo tendenzialmente i salari medio-alti venivano, pagavano un prezzo di compressione, e due, che suscitava un'attesa di inflazione. Perciò fu, dal punto di vista teorico, attaccata e poi socialmente sconfitta, naturalmente a favore di qualcuno contro degli altri, cioè i lavoratori. Benissimo. Lasciamo stare quel capitolo. Io chiedo, perché non deve essere possibile ragionare su questo campo del rapporto salario-prezzi? Non salario-produttività, non salario-profitti, ma salario, stipendi, pensioni, prezzi, sulla base semplicemente di una indicizzazione annuale, quindi non la scala mobile che continuava la sua corsa per tutta la vita, ma invece anno su anno, fatti 100, il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni al primo gennaio, se alla fine dell'anno, quindi nessuna attesa, solo alla fine dell'anno e nessun appiattimento, perché in proporzione, questi sono scesi al 90% del 100% iniziale, vengono riportati automaticamente al 100% del loro valore del primo gennaio. Io penso che questa operazione, che peraltro fu avanzata, seppure mai accettata, da Bruno Trentin nel 92, con l'accordo di luglio. Prima dell'accordo di luglio delle sue dimissioni, secondo me questa è una proposta intelligente, che io, quindi, senza scivolare in una discussione del passato e ideologica sulla scala mobile, dico che sarebbe ragionevole in termini economici e tutelerebbe il salario senza nessun appiattimento. Però, semplicemente sulla base del potere d'acquisto. Presidente, però qualsiasi meccanismo automatico, lei sa benissimo, spinge sull'inflazione, siccome l'inflazione sta ricrescendo, cioè quello che condiziona il fatto che l'aumento sia automatico. No, ma questo, le faccio notare che questo veniva spiegato perché l'aumento era trimestrale, quindi era così corta la corsa che determinava perciò un'aspettativa di futuro. Perciò io dico, facciamolo annuale, e annuale di volta in volta, quindi non con un andamento in continuità, spezza l'attesa, perché avviene a fine anno. Poi c'è ancora un altro capitolo che un grande riformista come Fernando Santi, in un congresso del 64, in polemica con l'allora ministro del Tesoro Colombo, che gli chiedeva la politica dei redditi, rispondeva: un momento, la politica dei redditi la possiamo fare dopo che abbiamo portato i salari a un livello dignitoso, perché altrimenti è un furto sul salario. Quindi adesso che siamo a 1.000-1.100 euro, bisognerebbe capire come si fa a aumentarli, lo dico senza demagogia, di 200 euro, equivalente ai 200 euro, per cominciare a ragionare. E poi da lì aggiungo, ultimo, che tonificare il mercato interno sarà pure un problema di fronte al rischio, se non di una recessione, di un rallentamento forte dell'economia. Non si potrà continuare a contare solo sull'esportazione. Senta, lei ha detto, ormai abbiamo capito che le polemiche tra lei e Veltroni ci saranno in queste elezioni, che è normale. Una delle polemiche più degli ultimi tempi è stata riguardo alle liste. Lei, quando Veltroni ha presentato delle sue liste con Lagnino e l'operaio della Thyssen, ha detto uno dei due di troppo. E Veltroni le ha risposto che lei ragionava come negli anni 50. Adesso, andando alla sostanza del dibattito 50, 80, 90, non è questo l'importante. Lei crede che oggi ci sia ancora la lotta di classe in Italia? O ormai il lavoro è finito, tutto è cambiato, che parlare in questi termini sia antico, perché mi pare poi questa... Sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Ebbene, però ci dica perché sì. Ho detto così. Breve premessa. Io sono per dismettere la guerra fratricida nel centro-sinistra o a sinistra. Cioè, sono perché la sinistra non dica alle componenti più moderate "hai tradito", e perché le componenti moderate non dicano alla sinistra "estremista", "conservatore", cioè le invettive. Ma messe da parte le invettive, io sono per una polemica esplicita. Che lei ha posto è una questione dirimente della politica a sinistra. Intanto faccio notare, primo, che tutte le formazioni europee, quelle americane no, ma tutte le formazioni europee della sinistra hanno sempre assunto come punto di riferimento il mondo del lavoro, siano esse comuniste, socialdemocratiche, socialiste, laboriste, tutte hanno sempre detto: per noi il primo punto della politica è la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori.
constato che il Partito Democratico, diciamo, sceglie una evoluzione o involuzione che lo conduce in un orizzonte che è quello di un paese senza movimento operaio, organizzato come movimento operaio come gli Stati Uniti d'America. Secondo, la questione del lavoro bisognerà pure metterla con i piedi per terra, perché noi veniamo da una vittoria delle culture apologetiche nei confronti dell'innovazione e della globalizzazione, secondo cui addirittura ci sarebbero state le produzioni senza lavoro, cioè la fatica sarebbe stata, diciamo, assorbita dai processi di meccanizzazione e di robotizzazione, e poi invece scopriamo la schiavitù, è una fisicità. Per cui non solo i lavoratori, ma gli operai, su scala mondiale addirittura, aumentano e anche da queste parti hanno un peso assai rilevante. E in ogni caso, anche nell'economia della conoscenza, c'è chi comanda e chi esegue. Terzo elemento. Il Partito Democratico, Veltroni, disinvoltamente sormontano il problema che quand'anche, e io non penso così, non ci fosse la distinzione di interessi di classe, ripeto qui, la battuta celebre di Altan, stupenda, la lotta di classe è finita, sì, spiegalo tu ai padroni, perché in effetti in questi 25 anni c'è stata una lotta di classe agita dalle imprese contro le lavoratrici e i lavoratori. Anche sormontando questa questione c'è un punto di vista della sociologia, che gli interessi, prescindiamo per un momento da quelli di classe generale, cioè interpretati secondo la visione del mondo, gli interessi materiali di un esecutore e di chi invece ha la proprietà e comanda l'impresa sono diversi, perché uno tende a realizzare il profitto e l'altro tende a realizzare condizioni di sicurezza, di garanzia, di tutela e di diritti, tanto che esiste il conflitto sociale. Se fosse vera l'ipotesi di Berlusconi, perché invece Berlusconi sa della coscienza, sta sulla parte sbagliata del conflitto di classe, secondo me, ma ci sta. Quando dice salario produttività come la Confindustria, sceglie una parte decisamente. Invece Veltroni, diciamo, proprio non vede questa differenza essenziale. Ma questo è un punto. Pensa semplicemente che sia superata. Ma questo Presidente, è un punto però drammatico, perché altrimenti. Ma allora come spiega i bassi salari? Cos'è? Colpa del destino? Come spiega che i morti sul lavoro sono 4? Di che colpa è la tecnica? Ricordo sempre quel vecchio di Marcinelle che ti dice: ma perché sono morti Marcinelle? Sai perché? Perché il carbone valeva di più della vita umana. E fin tanto che c'è qualcosa che vale più della vita umana, tu crepi. Questi sono contrasti di interessi fondamentali che, secondo me, il Partito Democratico dismette per, come dire, vocazione conciliativa e per un deficit nella lettura della società moderna. Cioè pensa che il conflitto di classe ci sia quando c'è il padrone delle ferriere e non vede invece il conflitto di classe nel call center, quando invece è più sofisticato ma ugualmente acuto. La precarietà non è il frutto di un caso, sì, è il frutto di questa organizzazione sociale che si chiama capitalismo. Però appunto, sì. Presidente, forse la sinistra in Europa ha vinto ammodernando questo approccio anche al problema del conflitto sociale, per esempio nel caso della Gran Bretagna. Altrove si è trovata in grave difficoltà. Io comunque volevo tornare un attimo a questa cosa che diceva lei sui rapporti velenosi o meno tra lei e Veltroni, che poi non è un fatto personale, ma riguarda in particolare la reazione assolutamente un po' fanatica, e per questo che fa riflettere, dà un po' i brividi, all'articolo scritto da Pietro Ichino sul Corriere della Sera a favore dell'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che è quello che prevede le condizioni di licenziamento, impedisce che si possa licenziare in libertà nelle aziende con meno di 15 addetti, di più di 15 addetti. La reazione a sinistra è stata a volte virulenta. Lei può dire qualcosa, proprio perché, come diceva Rita Armeni prima, ha fatto un discorso molto preciso sul rapporto tra violenza e cambiamento sociale, può scomunicare questa parte di sinistra fanatica? Guardi, ci sono dei termini che sono banditi dal mio vocabolario. Come ho detto prima, il termine tradimento, se figura il termine servo, proprio non esiste. Perché penso che appunto bisogna guadagnare non solo un rifiuto della violenza sul terreno
della violenza armata, ma anche della violenza del linguaggio. Io penso davvero che la sinistra del futuro è una sinistra capace di realizzare nella forma più alta quella interpretazione dell'egemonia gramsciana secondo cui tu sei in grado di costruire senso comune, quindi anche il modo come ti porgi non strumentale, è quello del dialogo. E questo quindi è la mia divisa. Tuttavia, vorrei ricordare che Piero Ichino è oggetto di polemiche violentissime, anche in tempi in cui a esercitare questa durezza critica era una grande organizzazione come la CGIL. Io ricordo ancora le intemerate di Bruno Trentin prima e di Sergio Cofferati contro Piero Ichino, quindi anche da componenti, diciamo così, non precisamente estremiste, no? Allora veniamo alla sostanza. Io penso. No, però Presidente, prima di venire alla sostanza, mi perdoni, perché da allora c'è stato, ci sono stati alcuni omicidi politici in Italia che hanno riguardato esattamente quel tipo di figure, di intellettuali, di professori che proponevano una riforma del mercato del lavoro che secondo una sinistra, a mio avviso, un po' vecchia, provocava precarietà e costruiva precarietà. Siccome questa cosa della lotta contro la legge 30 c'è anche nel programma che lei presenterà domani mattina, quindi come vede non è che abbiamo superato il problema. No, però io su questo davvero sono per una distinzione che costituisce un elemento, secondo me, della democrazia e anche di igiene politica. Perché se si dice che la radicalità, che dipende dalla radicalità della critica, la messa in movimento di forze distruttive, guardate che si compie un'operazione di censura assai pericolosa, perché davvero noi non possiamo permetterci di cadere in questa trappola. Io devo essere libero di dire questo è un errore che io penso abbia conseguenze tragiche e contemporaneamente dire, adesso non, mi scusi l'enfasi ma è solo una citazione, non lo direi mai io, penso il contrario di te ma darei la vita perché tu la possa esprimere e in ogni caso, diciamola in termini meno eroici, farei di tutto per garantire la tua incolumità anche in un'assemblea. Io sarei in grado di andare in un'assemblea a credere che tu non venga fischiato, tu Ichino, mentre presenti questa tesi che secondo me è disastrosa socialmente. Ma tu mi devi consentire, a me che sono disposto ad intervenire perché tu non venga osteggiato, neppure fischiato ed ascoltato, tu mi devi consentire di esprimere liberamente la mia critica. E io penso che l'idea di ritornare al licenziamento ad nutum, io sono stato sindacalista per tanti anni, una delle lezioni più straordinarie del sindacalismo italiano è proprio questa idea che questa sorta di gesto della mano con cui poteva essere allontanato un lavoratore andava bonificato. Ma lei ricorderà la discussione sullo statuto dei diritti dei lavoratori, fu una discussione impegnatissima e da sinistra personalità straordinarie, non dico i nomi perché sono noti a tutti, ritenevano che sarebbe stato un compromesso inaccettabile quello che avesse fissato a un certo limite oltre il quale ci saliva la tutela della giusta causa contro i licenziamenti sotto la quale no. E soltanto alla fine Brodolini, quasi con un atto di imperio, propose quel compromesso, tanto che una parte delle forze di sinistra, anche molto responsabili, si astennero sullo statuto dei diritti della lavoro precisamente per quella motivazione. Allora, io dico così, non è possibile che in una società come quella contemporanea, in cui così rilevante è la difesa del valore della persona e della dignità umana, un imprenditore che qualcuno vorrebbe come lavoratore non debba giustificare con una giusta causa il licenziamento di un lavoratore. Questo francamente io lo trovo un'aberrazione giuslavoristica, un'aberrazione, io non riesco ad accettarla, anzi io penso che andrebbe estesa sotto i 15 dipendenti. Così, infatti, lei ha fatto un referendum su questo. Proposta, cioè. E 11 milioni andarono a votare e consegnarono il loro consenso a quella proposta. Perdemmo perché non raggiungemmo il quorum, ma fu un risultato straordinario dal punto di vista della riuscita. Senta, Presidente, ci sono due parole che ritornano sempre in questa campagna elettorale, delle larghe intese. E naturalmente le larghe intese un po' si propongono, poi c'è qualcuno che le smentisce, però insomma c'è questa area. È un altro spettro che si aggira in queste elezioni. Ecco, lei le ritiene, volevo chiedere se lei le ritiene possibili, cioè è una prospettiva verso la quale realisticamente ci muoviamo, e in questo caso
Beh, il ruolo della sinistra arcobaleno quale sarebbe? Guardi, io penso che sia che sia una cosa nel novero delle cose possibili, perché forze potentissime, stiamo a un'analisi della società italiana, forze potentissime lavorano da anni in questa direzione, convinti come sono che non esistano le possibilità nell'alternanza di realizzare ciò che gli economisti neoliberisti chiamano riforme e che in realtà sono sostanzialmente l'applicazione di un codice appunto liberista molto forte a una città italiana che è riottosa anche per antichi depositi di solidarietà ad accettarli. Dicono, siccome non ce la fate con il consenso, provate a mettervi insieme, a costruire una tale cappa sopra la società civile da parte della società politica che così trasmettete in maniera, come si può dire, impossibile da essere sconvolti le volontà, le vocazioni dei grandi poteri che non solo quelli italiani, anche quelli europei, eccetera, che pretendono di intervenire. Questo, quindi, quando si lavora così nel fondo della società, è evidente che c'è una contaminazione delle forze politiche, eccetera. E questa è una cosa. Tuttavia, secondo me, ancora una volta in Italia, rispetto a queste aspettative di sistema, parlo naturalmente delle forze motrici di questo sistema, ci sono degli elementi nella politica che stridono non solo tatticamente rispetto a questi. Una, per esempio, che per quanto sia così, diciamo, disposto al gioco, io continuo a pensare che Berlusconi pensa a un governo sostanzialmente monarchico come propria vocazione, cioè a un comando da esercitare in nome della sua idea di organizzazione della società italiana, che certo coincide fortissimamente per molti versi con quella di questi poteri, ma non su tutto, e che quindi, diciamo così, esprime, seppur in termini che io considero molto negativi, una sorta di autonomia della politica. Dall'altra parte, il Partito Democratico di Veltroni, secondo me, che pure è attraversato da qualche propensione di questo genere, secondo me, siccome ha una proposta politico-programmatica così rivolta al centro, non si può permettere anche di sommare la sua adesione alle grandi alleanze. Ha bisogno in qualche modo di avere un elemento distintivo che, non essendosi così fortemente sul terreno programmatico, si trova sul terreno alternativista. Per cui io penso che c'è una tendenza forte verso la grossa coalizione, che ci sono punti di contraddizione nella politica politicienne, in ogni caso, per chi pensa, come credo molti, che questa strada vada sbarrata, è davvero un po' di propaganda, il voto per la sinistra arcobaleno è il modo migliore per mettere una zeppa. Dobbiamo chiudere, ci hanno messo chiudere tassativamente. E quindi abbiamo fatto. Va bene, allora noi grazie Presidente Bertinotti di questa lunga chiacchierata, noi ci vediamo domani sera.